L'idea di questa mostra Kabuki Manga della Galleria Orsorama è una mostra che fa parte di un progetto molto ampio che io porto avanti con Cristian Cintano da diversi anni per esplorare e raccontare al pubblico l'influenza della cultura manga giapponese in Italia e anche, diciamo, nell'arte occidentale. Perché la cultura manga, rappresentata già da Hokusai, aveva già influenzato tra 800 e 900 Monet, Van Gogh, e sta influenzando profondamente l'arte italiana, ma in generale anche l'arte degli Stati Uniti, l'arte asiatica. E in questa mostra in qualche modo abbiamo voluto analizzare quanto sia presente l'arte dei manga in generale, ma anche l'arte neopop giapponese negli artisti italiani ed europei, perché qui non ci sono solo artisti italiani. In questa mostra sono raccolti artisti che si declinano con diverse tecniche. Quindi si possono vedere delle sculture, le sculture di Paolo Cassarà, Hiroto Kitagawa. Poi c'è rappresentato un'altra tecnica che è il collage di Felipe Cardena, che lavorando attraverso il collage, quindi sovrapponendo elementi non solo floreali ma anche presi dall'iconografia moderna, contemporanea, mette al centro delle immagini, in questo caso sono delle immagini manga. E poi abbiamo delle opere installative come quelle di Robert Gligorov, che ha fatto queste carpe che riprendono questi motivi nipponici. Poi c'è la pittura digitale di Svetlana Schmid. Poi c'è la pittura anche tradizionale, che è quella di Dani Vescovi e di Tomoko Nagao, che è un'altra artista giapponese, anche lei che si è formata però alla scuola di Nara in Giappone. Accanto a questo abbiamo tutta una serie di elementi che provengono dal Giappone, che sono originariamente manga, potremmo dire. Quindi abbiamo scelto alcuni artisti giapponesi caratteristici, da cui uno può anche osservare da dove vengono le influenze manga, e degli artisti non solo italiani che in modo molto diverso e con tecniche diverse riprendessero questi elementi, facendo però molto attenzione anche alla tecnica, cioè sono tutti artisti che hanno una solida tecnica, capacità tecnica e artistica, un linguaggio molto anche originale. Il pubblico italiano a me sembra molto interessato a questo tipo di arte, perché è un'arte che incrocia sia la cultura alta, come ripeto, perché comunque sono artisti che hanno generalmente hanno studiato, hanno fatto l'accademia o comunque hanno un'ottima tecnica, e dall'altra riprendono tutto il mondo dei media, dei fumetti, delle anime, tutto un mondo che interessa moltissimo ai giovani, ma che in questo momento incuriosisce e sta prendendo piede in Italia.